Eccoci qui, un saluto a tutti gli amici del nostro canale, ben ritrovati. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like qui sotto e di iscrivervi numerosissimi qui. Attivate anche la campanella, è importante, mi raccomando, sempre più numerosi. Allora, oggi su Milanello, oltre al video mattutino su Brian Diaz, che vi invito a vedere, ho fatto poi un video in cui sono andato a approfondire la questione ricavi, milioni, sponsor, ma ho parlato anche di quella che a mio avviso era una polemica un po' sterile, che circolava tra i milanisti, quella del discorso premi, no? Cioè i giocatori che vogliono il primo scudetto, e per molti era vissuto come una cosa molto negativa. Io dal mio piccolo, dalla mia sensibilità, ognuno alla propria, mi ero permesso di dire che non ci vedevo nulla di male, nel senso che è un incentivo in più, è una cosa che se possibile non è che ti rallenta, ma ti può spingere, e quindi perché no? In tanti vi siete espressi. Dopodiché, ecco, non avevo ancora fatto la rassegna stampa e mi sono imbattuto ovviamente anch'io nella prima pagina della Gazzetta dello Sport e ho provato un po' a capire meglio la situazione, anche ovviamente ambito più rosso-nero, e quindi sono qui per fare un passo indietro. Ora sì che capisco la polemica e vi racconto anche che, insomma, c'è molta amarezza, rabbia, ecco, rabbia più che amarezza intorno a casa Milan per quello che sta succedendo. Quindi, ripeto, poi ognuno la vive a modo proprio. Sul tema premi, secondo me non ci sarebbe nulla di male, nel senso che anche quando venivano dati da Galliani era una spinta in più, no? Tu devi dare il massimo perché sei un professionista, per carità, però se c'è questa ulteriore spinta, nel dubbio magari ti dà un 1% in più, un 10%. 10 km orari in più di velocità, e per me, ripeto, non c'è nulla di male, ma non è qui la polemica. E quello che fa arrabbiare molto il Milan in una giornata particolare, tra l'altro, per la vicenda plusvalenze con Juve e Napoli che rischiano il deferimento, ci sono tante cose extra, però oggi la Gazzetta appunto ha sparato in prima pagina: il Milan vuole il premio scudetto. Calma, è un video da vedere tutto d'un fiato fino alla fine perché ci sono tante cose. Il Milan vuole il premio scudetto. Mi avevano detto: ma guarda che leggilo, eh. Alla fine ho letto, alla fine siamo andati anche un po' a fondo a capire. Sostanzialmente viene costruito un pezzo, non dico ad arte, però viene costruito un pezzo sulla base di una battuta di Calabria di qualche settimana fa dopo una partita. Una battuta che io non ho visto, però mi è stata segnalata come una cosa detta con il sorriso sulle labbra, davvero scherzando. 2 settimane dopo viene presa questa battuta, viene cucita in un pezzo, viene farcito il pezzo e viene sparato in prima pagina: il Milan vuole il premio scudetto. E voi direte: vabbè, ma quindi hai appena detto che non c'è nulla di male. Vero, però poi il discorso che, diciamo, esce da casa Milan, da ambito Milan, da entourage rossonero e dai tifosi stessi, è che, caspita, hanno appena pareggiato con la Salernitana ultima in classifica e chiedono il premio scudetto. È una cosa che ha fatto mandare un po' in ebollizione il popolo rossonero e che quindi a livello di tempistica è clamorosamente sbagliata, nel senso, hai appena pareggiato e vai a chiedere Ibra, Calabria, Romagnoli, vai a chiedere il primo scudetto, una cosa che può far arrabbiare, me ne rendo conto. Avevo ignorato un po' il fatto che abbiamo pareggiato la Salernitana, perché alla fine io l'ho vissuto male sabato, ma alla fine complessivamente, discretamente, il weekend, perché abbiamo preso un punto appunto all'Inter. Però come tempistica, ripeto, ignoravo, quindi faccio mia colpa, sarebbe stata clamorosamente sbagliata. Che cosa c'è sotto? Sotto possiamo tranquillamente smentire che la squadra, lo spogliatoio voglia chiedere il premio scudetto, è rimasta soltanto quella battuta e sicuramente non lo chiederà dopo il pareggio con la Salernitana, che ha fatto arrabbiare anche lo spogliatoio di Milanello senza H. Scrivere così distoglie intanto l'attenzione da altri problemi di altre squadre. Non è una casualità che ieri, mettetevi comodi, perché ieri che cosa succede? Parla Marotta e dice tante cose, rinnova questo, rinnova quell'altro, no? Così che non si parla più della sconfitta interna, clamorosa, dell'Inter con la Salernitana, ripeto, sconfitta e non pareggio. Ieri si circola la voce: ah, oggi è il giorno del rinnovo di Brozovic, è fatto, il rinnovo di Brozovic è fatto, è fatto, fatto.
Avete ufficialità del rinnovo di Brozovic? Sinceramente non c'è rinnovo di Brozovic, però guardate a livello mediatico, il giorno dopo la sconfitta dell'Inter, che bello, rinnova questo, rinnova quell'altro, rinnova anche Brozovic, basta, non parliamo più della sconfitta. Oggi, in copertina sulla Gazzetta, c'è il Milan, che con questa notizia che fa arrabbiare molti tifosi del Milan, per la tempistica, secondo me, non per il contenuto finale, cioè del primo scudetto. Dall'altra parte c'è scritto... si parla appunto del rinnovo anche qui di Brozovic, che bello, tranquillizziamo tutti, rinnova Brozovic, rinnova Perisic, rinnova quell'altro. Ora, alla fine, pensando male, a volte si fa peccato, a volte ci si azzecca, è singolare come cosa, ripeto, sicuramente ieri Marotta ha parlato per distrarre dal problemi dell'Inter, dalla sconfitta. Dopodiché però, giornalismo serio, non bisogna poi parlare del rinnovo di Brozovic e dei Milan che chiede i premi, ma della sconfitta dell'Inter, dei problemi dell'Inter e magari del pareggio del Milan con la Salernitana, di Brahim che non va o di altro. Così facendo non è stato fatto un buon servizio, o meglio, alla fine, ripeto, se uno viene da Marte e vede, pensa che dopo il pareggio i giocatori del Milan siano pazzi a chiedere il primo scudetto, e dall'altra parte che in casa Inter sia tutto rose e fiori perché rinnova anche Brozovic. Cosa che non è arrivata ieri, la notizia è oggi il rinnovo di Brozovic. Tutti tranquilli, non si parla più dell'altro, intanto ieri non si è parlato. E voi direte, ma se se ne parla che cosa cambia? Cambia che la crisi in testa dei giocatori non ha distrazioni, viene vissuta anche peggio, l'ambiente risulta più incandescente. Invece oggi, ripeto, il risultato qual è? Che dopo l'Inter che ha perso col Sassuolo, i tifosi dell'Inter oggi sono contenti perché vengono tranquillizzati sul rinnovo che oggi non c'è, arriverà, ma oggi non c'è e ne parliamo da mesi. Tifosi del Milan che hanno pareggiato con la Salernitana, per carità, non benissimo, però oggi si arrabbiano perché i giocatori del Milan chiedono il premio. Questa è la sintesi. Ripeto, non arrabbiarsi perché il discorso è il tema scudetto, ma il discorso è che hai pareggiato con la Salernitana e non devi parlare questa settimana di premio scudetto. Quindi un articolo, ripeto, cucito su una virgolettato battuta di un paio di settimane fa, un po' sembrerebbe, ecco, un po' a orologeria come tempistica. La sintesi è che comunque è un articolo che nel dubbio fa un po' più male che bene, no? Mentre altri articoli sull'Inter fanno più bene che male all'Inter stessa. E l'uscita di Marotta di ieri sicuramente come tempistica non è assolutamente casuale. Trapelano delle smentite secche, non è vero che i giocatori del Milan chiedono soprattutto questa settimana il premio. Dovesse essere più avanti, ripeto, per me non ci sarebbe nessun problema, anzi un incentivo in più. Trapela rabbia perché viene messa, sparata in prima pagina, una cosa che ci dicono non sta né in cielo né in terra, e quindi sappiamo che il Milan poi non fa smentite pubbliche, ufficiali, eccetera eccetera, però ecco, come addetti ai lavori appassionati di Milan ci scateniamo noi e cerchiamo di far passare un messaggio per non farci mettere i piedi in testa da chi sta utilizzando forse un po' artatamente la comunicazione. Questo mi sembra abbastanza evidente. Quindi come community siamo qui per chiarire. Ripeto, io prima avevo mandato un messaggio diverso, cioè non c'è nulla di male. Andando un po' a scavare ho capito invece il discorso qual era, la tempistica, il fatto che non è vero, perché se fosse stato vero non avremmo detto nulla. Invece da Milanello filtrano, piovono secche, smentite, anche un po' di arrabbiatura nei confronti di questo articolo, ripeto, che sembra molto a orologeria, molto mirato. È lì da vedere la realtà. Brozovic ha rinnovato? No, eppure ieri si è parlato solo del rinnovo di Brozovic e non della sconfitta dell'Inter. Cosa ne pensate? Scrivetelo qui sotto nei commenti, lasciate tanti like e iscrivetevi numerosi, mi raccomando. Ciao!